E ben ritrovati in questo ennesimo episodio della serie Resoconto Osservatore. In questi ultimi giorni mi sono recuperato diverse partite, in particolare poi i primi tempi, per cercare di visionare più match possibili, accumulare più giocatori e poi visionare gli stessi nei match successivi con maggior specificità, diciamo così. Per la prima volta ho visto, e partiamo da qui, un match del campionato kazako, in particolare Tobol Atirau, match che alla fine i padroni di casa hanno vinto per 1-0 con un gol arrivato proprio nei minuti finali, dopo un primo tempo intenso, privo di grandi occasioni, privo di grandi spunti, squadra che se la sono lottata, tanti contatti, tanti falli, un Tobol più pericoloso che ha sfruttato bene queste due punte che si sono spostate molto, hanno dato pochi punti di riferimento, spesso una delle due tendeva ad allargarsi sulla zona a sinistra del campo, comunque mettendo in difficoltà la retroguardia avversaria. Un Atirau che ha mostrato, secondo me, maggior qualità nel giro palla, ma comunque poche occasioni create, ripeto, è stato più il Tobol a creare più pericoli poi. Nonostante tutto, tra l'altro, da sottolineare anche l'uscita dal campo di Karavajev, il portiere dell'Atirau, dopo un durissimo colpo, credo si sia fatto male a una costola, almeno si teneva comunque quella zona lì del corpo e speriamo non si sia fatto nulla di che. Menzione d'onore per Serge Sideble, attaccante classe 89 del Tobol, che si muove tanto, come detto, si allarga molto sulla sinistra, ma ha delle buone qualità. È un giocatore che credo per questi livelli sia molto molto importante, quindi l'ho voluto riportare. Mentre come profilo da seguire, secondo me, Islam Chesnokov, sempre del Tobol, esterno classe 99, calciatore che oggi ha giocato in questo 4-4-2 come esterno destro, quindi esterno di centrocampo, facendo entrambe le fasi. Sia la fase offensiva, dove comunque ha progressione palla al piede, ha velocità, ma sia anche la fase difensiva, dove comunque alle volte tende a supportarla in maniera anche importante. Un buon esterno di livello che credo possa sicuramente stabilizzarsi a livelli importanti nel panorama kazako, avendo anche, ripeto, una discreta tecnica di base. Seconda partita che ho visionato, quella tra Lillestrøm e Tromsø, che alla fine gli ospiti vincono nel secondo tempo con una rete nei primi minuti e che permette di ottenere 3 punti vitali perché lo portano al secondo posto in solitaria a meno 6 dal Bodø/Glimt, che oggi ha pareggiato e che quindi resta comunque primo. Un Tromsø che sta sorprendendo tutti con Norheim e Winter ancora non convocati, quindi non li ho potuti visionare. Knudsen, che era l'unico che seguivo dell'Lillestrøm, non c'è più perché si è trasferito all'Aarhus in Danimarca. E per quello che ho visto un match abbastanza equilibrato, due squadre che se la sono giocata alla pari, molto pericolose quando vanno a ribaltare l'azione, comunque andando in verticale sfruttando la velocità. Lillestrøm, che come al solito punta tanto sul lavoro di Acor, il numero 9, che oggi è stato molto impreciso sotto porta, molto impreciso nell'ultima giocata, nella conclusione, ma dal canto suo anche il Tromsø nel primo tempo ha sprecato diverse situazioni interessanti che ha costruito proprio per imprecisioni negli ultimi metri, quindi da sottolineare anche l'ottima fase difensiva di entrambe perché le squadre sono molto attente, sono molto compatte dietro, quindi è anche difficile riuscire a sfondare le due difese. Due giocatori che seguiamo sono Opsahl e Erlien, che entrambi mi sono piaciuti. Opsahl ha fatto bene in termini di giro palla, in termini di costruzione, devo dire che mi è piaciuto abbastanza, così come Erlien, che oggi ha fatto il rifinitore perché spesso veniva a dialogare con i compagni. Si staccava dal ruolo di prima punta per smistare anche la palla. Ha fatto un po' il rifinitore, l'ha fatto abbastanza bene. Questo però lo ha portato ad essere meno lucido sotto porta, dove credo possa fare di più, assolutamente. Però devo dire, sicuramente lavoro importante
sotto quell'aspetto lì di rifinitura delle azioni. Poi terzo match, andiamo dritti, Inghilterra-Portogallo, quarti di finale dell'Europeo Under 21, che l'Inghilterra ha vinto 1-0, quindi è andata ad affrontare nelle semifinali Israele. Partita, devo dire, interessante sulla carta, all'esito alquanto scontato, ma chissà, anche perché oggi l'Ucraina ha eliminato la Francia, quindi può accadere di tutto, assolutamente. Due squadre che palleggiano tanto, c'è da dirlo, due squadre tecniche, due squadre brave nel palleggio, soprattutto l'Inghilterra che parte dal basso con grande personalità e tende a perdere poi anche pochi palloni. Allora, nei primi minuti del primo tempo che ho recuperato, un Portogallo più efficace secondo me nel giro palla, perché l'Inghilterra ha adottato un giro palla molto sterile, non riuscendo a costruire tanto. Ha affrontato comunque un Portogallo compatto, soprattutto nella zona centrale del campo, dove non ha concesso praticamente niente, però devo dire che dopo il gol da parte di Gordon, l'Inghilterra si è sbloccata e negli ultimi minuti ha creato situazioni interessanti. Ciò che è mancato nei primi 30 minuti, prima del gol del vantaggio, è stato proprio il movimento senza palla, perché gli attaccanti inglesi, soprattutto Gordon, si sono mossi poco, sono venuti poco incontro, hanno attaccato poco la profondità e quindi praticamente la partita era abbastanza soporifera a ritmi bassi. Poi dopo il gol, devo dire, un gol ben ricamato al 33esimo con questa percussione centrale di Ramsey che allarga poi per Gibbs White che trova in mezzo Gordon, il quale buca BI e trova quindi il vantaggio per gli inglesi. Ecco, tra l'altro, situazione in cui Dantas poteva fare di più perché qui è salito male in pressione, ma adesso ne parliamo. Comunque un bel gol, una bella azione e da qui l'Inghilterra si è sbloccata ed è riuscita poi a portarsi a casa questa vittoria importantissima. Dantas oggi ha toccato pochissimi palloni perché spesso schermato dai due attaccanti inglesi o comunque dagli attaccanti inglesi e non è riuscito a incidere in fase di costruzione e secondo me sul gol è uscito male in pressione perché è salito lasciando così però spazio alle spalle che Ramsey è stato molto bravo ad attaccare e quindi poi a sfruttare. Ramsey che è assolutamente da seguire, centrocampista classe 2001 dell'Aston Villa, di doti tecniche straordinarie, giocatore molto molto bravo, che sa inserirsi, che in Premier ha segnato tantissimo proprio in virtù di questa sua caratteristica di inserirsi, ed è un calciatore che contro il Portogallo ha giocato tra le linee, perché da quella parte l'Inghilterra ha fatto salire Aarons, quindi salendo il terzino, praticamente sulla linea degli attaccanti, l'esterno in un 4-4-2 tende a venire dentro al campo e giocare tra le linee. Ramsey comunque lo sa fare abbastanza bene e si è secondo me ben distinto. Bene anche Harwood Bellis, centrale classe 2002, roccioso, molto fisico, bravo nei duelli aerei, bravo nelle chiusure, molto attento, centrale che ha personalità, è del City. E sarà interessante vedere in quest'estate se tornerà al Burnley, quindi con Company, con cui l'anno scorso comunque ha vinto la Championship, oppure se farà altre esperienze, però si tratta di un centrale molto, molto interessante. E ultimo match che mi sono recuperato, quello tra Bodø/Glimt e Molde, match di cartello del campionato norvegese, nonostante il Molde non viaggi in posizioni straordinarie, visto un inizio deficitario di campionato, però partita molto interessante, piena di emozioni perché dopo praticamente 15 minuti Karlstrom, il portiere del Molde, si fa espellere per questo fallo di mani fuori area dopo un ottimo lancio di Pellegrino che come al solito incanta con Zugeli che tenta questo tiro, questo pallonetto, ma Karlstrom la tocca con il braccio. Quindi viene espulso e ovviamente indirizza la partita dopo un inizio di match dove il Molde, tra l'altro, aveva sbagliato un gol clamoroso con Kitolano a porta vuota, cestiando un'occasione incredibile per passare in vantaggio.
Nonostante comunque gli ospiti si ritrovino sotto di un uomo, passano in doppio vantaggio nel primo tempo, sfruttando chi? Ovviamente Bryn Nielsen, in velocità, giocatore straordinario sotto quell'aspetto, Molde che ha abbassato ovviamente il baricentro, è stato compattissimo, erano 10 giocatori, anzi 9 in pochissimi metri, ma hanno concesso poco, perché a parte un palo di Berg, tra l'altro, credo già sul 2-0, il Bodo ha creato veramente poco, quindi bene così il Molde che poi nel secondo tempo è crollato, comunque portandosi via un punto per come si era messa la partita, molto importante, però da sottolineare, ripeto, Bryn Nielsen che ha fatto un primo gol straordinario con l'attacco sul primo palo, cross di Eriksen, dopo una bella triangolazione tra Dines ed Eriksen. Eriksen mette questa palla in mezzo per Bryn Nielsen che buca il portiere. Tra l'altro Eriksen, altro giocatore straordinario, fa avanti e indietro senza problemi e per questi livelli veramente importante. E poi un 2-0 che nasce da un rinvio quasi casuale dalla difesa. Bryn Nielsen parte, tiene di fisico con il diretto marcatore e a tu per tu non sbaglia, trovando il 2-0, quindi molto, molto bene Brini. Poi nel secondo tempo, come detto, il Bodo trova il pareggio. Molto bene Brini Nielsen, come detto, benissimo. Breivik pure mi è piaciuto quest'oggi, perché ha tenuto bene la posizione, ha lavorato bene in fase non possesso. Purtroppo dal punto di vista della costruzione si è visto poco, perché giustamente si è giocato in 10 per tutta la partita praticamente, e da parte di Mansverk mi aspettavo di più, un giallo evitabile, e tutto sommato credo potesse fare qualcosa in più, nonostante anche lui abbia tenuto bene la posizione, abbia lavorato bene senza palla nel castello del Molde, però ecco, quel giallo un pochino grava sulla sua prestazione. Per il resto nel Bodo Vetlesen non convocato, Mvuka è tornato a Lorient, quindi non sarà più del Bodo, e Grombaek, devo dire, a tratti mi è piaciuto. Ho visto due o tre ottime giocate da parte sua, le sue giocate, purtroppo a tratti, anche perché ovviamente contro una squadra come il Molde che si è difesa bassissima e cortissima era anche difficile riuscire a bucare. Vi riporto come giocatore, diciamo, in più diciamo, osservare assolutamente Faris Mumbagna, detto Pemi, attaccante classe 2000 che ha anche segnato nel secondo tempo, giocatore che sta segnando a raffica in questo campionato norvegese, attaccante fisico che sa lavorare spalla porta ma sa anche attaccare la profondità, attaccante che fa sportellate di buon livello, ripeto, che sta segnando con continuità con la casacca del Bodø Glimt. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.